È un libro d'amore questo che Giuseppina Palo ha voluto dedicare all'amore della sua vita, in particolare al compagno di viaggio e di avventura che in sostanza è il suo marito. È un libro che nasce dalle profondità del suo animo ed è un libro che soprattutto si esprime attraverso un linguaggio fortemente naturale e passionale allo stesso tempo. È un linguaggio in cui l'amore celebra i propri trionfi con quella A maiuscola e soprattutto con i caratteri d'oro anche del titolo e con l'immagine straordinaria dell'abbraccio di Gustav Klimt, quindi un libro che evidentemente l'autrice ha sentito palpitare dentro di sé e che ha voluto poi in qualche modo partorire per confermare la forza di un sentimento che va oltre lo spazio e il tempo e sogna soprattutto l'eternità. Una scommessa e una sfida anche nei confronti della vita che spesso si restringe in limiti troppo circoscritti e l'amore probabilmente può compiere questo miracolo. Il miracolo dell'eternità, che non è un qualcosa che va oltre la vita come si è indotti semplicemente a pensare, ma che può essere anche dentro la vita nel momento in cui appunto l'amore celebra i suoi miti, i suoi riti.